Luis Antonio. Sì. Mi fai entrare? Per fare che? Voglio stare un po' con te. Senti, sono molto stanco e ho tanti problemi. Solo un pochino. Va bene. Passa. Luis Antonio, voglio chiederti una cosa importante. Dimmi. Sto cominciando a rassegnarmi all'idea di aver perso nostro figlio. Solo che mi sento molto sola e triste. Cercati una distrazione. Quando ti sarai ristabilita completamente, esci, vai con i tuoi amici, le tue amiche. Cerca di fare la vita che facevi prima. Ho bisogno di te, Luis Antonio. Lasciami venire a stare in camera tua. Siamo sposati, Luis Antonio. Non lo siamo. Vorrei che noi due parlassimo serenamente, se ci riesci. Io pensavo di aspettare un po', però mi rendo conto che non è possibile. Tra noi due non c'è niente, e lo sai. Perdonami se te lo dico, ma io non ti amo. Ma potresti arrivare ad amarmi. Ti chiedo solo di provarci. Un mese, una settimana. Non voglio. Perché? Ne ho il diritto, sono tua moglie. Non insistere. Tu ed io non avremmo mai dovuto sposarci. E ora che non siamo più legati dal figlio che aspettavi, dobbiamo separarci. No. Tu non puoi farmi questo. Non lo permetto! Non lo permetterò mai! Non essere testarda! Perché ti ostini a vivere in un inferno? Perché ti amo! Perché non voglio perderti! Non mi hai mai avuto, neanche quella tua famosa notte! Vuoi separarti da me per quella stupida? Lei ha la colpa di tutto! Ma non l'avrete vinta! E se mi abbandoni per lei, io sono capace di... tutto! Vattene! Sì, me ne vado. Ma voglio che tu sappia che mai, mai, ficcatelo in testa, ti darò il divorzio. Mai!